Amici sportivi, ben ritrovati in zona mista, riflettori puntati sulla Salernitana che è uscita imbattuta dal Tardini di Parma, un risultato che ha premiato l'orgoglio dei Granata, tutti quanti alla vigilia avrebbero sottoscritto un pareggio, poi per come è maturato e soprattutto per quella che è stata la prestazione offerta dalla Salernitana nei secondi 45 minuti è lecito anche mantenere una punta di rammarico perché a quel punto agguantata con merito la parità e in doppia superiorità numerica la Salernitana avrebbe anche potuto sferrare il colpo decisivo della KO. Non è successo, prosegue così questa politica dei piccoli passi che per il momento non schioda la Salernitana dalla parte bassa della classifica ma che comunque dà l'idea di una squadra che ha compattezza, soprattutto grande orgoglio, altrimenti non si spiegherebbero i così tanti pareggi ottenuti in rimonta dalla formazione di Alberto Bollini, neanche a farlo apposta. Poi ancora il tecnico nel mirino della critica, nel mirino anche della società, è diventata una consuetudine, chissà, forse anche scaramantica, perché alcune scelte del tecnico sono state bacchettate, soprattutto dalla proprietà granata. In verità, insomma, sotto questo aspetto, rispetto, scusate il gioco di parole, al passato, ci sentiamo anche di approvare, insomma, quella che è stata, insomma, una linea critica rivolta al tecnico della Salernitana, perché rinunciare dal primo minuto a un giocatore in grandissima forma come Sprocati sembra veramente un lusso che la Salernitana, che questa Salernitana non può permettersi. Ovviamente parleremo di questo, parleremo anche del prossimo impegno di campionato che vedrà la Salernitana di scena alla Recchi contro l'Ascoli. A tal proposito si registrano buone nuove dalle nazionali che hanno in pratica precettato un buon numero di giocatori under della Salernitana, in particolare due portieri, Radunovic e Adamonis, l'attaccante Rossi e l'esterno Kin. C'era grande preoccupazione soprattutto per i portieri della Salernitana, entrambi convocati nelle nazionali di categoria. Adamonis potrà, grazie all'intervento della federazione, rientrare in Italia per giocare la partita di sabato contro l'Ascoli. Insomma, tanta carne al fuoco, ne parleremo con i nostri ospiti di questa sera, che passo subito a presentarvi: Enzo Faccenda e Giovanni Perna. Buonasera. Destra. Buonasera. Buonasera ad entrambi. Massimo Grisi e Eugenio Marotta, non appena raggiungere i nostri studi, stranamente in ritardo, lui che è solitamente sempre molto puntuale. Insomma, avremo modo di ragionare a lungo. Intanto subito partirei da quello che è stato, ovvero dal pareggio del Tardini. Massimo Grisi, testimone oculare, dicevo, alla vigilia tutti quanti avrebbero sottoscritto per un pari, poi alla fine, per come è andata la partita, per quello che è stato lo sviluppo nel corso dei 90 minuti, un pizzico di rammarico è giusto conservarlo. Allora, Marcello, io parto dal presupposto che la domanda più frequente che mi è stata fatta in questi giorni se era un pugno guadagnato o due punti persi. Io dico che, risposta di logica, ti dico che un punto guadagnato, perché la partita dopo il primo tempo diceva Parma 2, Salernitana 0, quindi era una partita che sfidò in tanti nel primo tempo, dove la Salernitana non era proprio scesa in campo, pensare di poterla pareggiare. Ovviamente per come poi è andata la partita potrebbero essere due punti persi, perché la Salernitana non solo ha rimontato il doppio svantaggio, ma poi potendo anche approfittare di una doppia inferiorità numerica in quanto il Parma è rimasto in 9 uomini, poteva osare di più. Adesso, Marcello, il problema è questo: col senno di poi il pareggio va benissimo, col senno di prima il pareggio va benissimo, col senno di poi il pareggio ci sta stretto. C'è da dire che di positivo, e mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno, visto sì che probabilmente è chiaro che se c'è stato dato il là dal Parma per poter fare questa rimonta, cioè il Parma è venuto meno sotto tanti aspetti, però la Salernitana ha avuto una reazione importante, ha giocato anche bene, non ha avuto solo una reazione emotiva, ha giocato anche bene, poteva vincere eventualmente se ci fosse stato un po' più di coraggio, se la sorte fosse stata un attimino più amica nostra, perché comunque il secondo gol loro era in fuorigioco, quindi ci stanno tante, però bisogna valutare e secondo me ragionare su tante
molto, moltissimo, perché la Salernitana in 7 partite ha quasi praticamente sempre regalato un tempo agli avversari. Vabbè, questo sarà un argomento... Dopo 7 partite, però dico, per certo, dopo 7 partite significa una cosa significativa, non più. Però anche in questo caso, mi permetto di aggiungere, poi, si può insomma guardare il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Intanto rasseriniamo, no, volevo rasserenare amici, parenti, insomma, sostenitori, a giorni volta. Ha raggiunto i nostri studi, insomma. Sera, scusate, poi volevo concludere dicendo, Marcello, che ovviamente se guardiamo il positivo che c'è stato finora e quindi un attimino mettiamo da parte il negativo che deve essere oggetto di studio da parte dello staff tecnico e societario, secondo me ci si può prelevare qualche soddisfazione e si può andare oltre, ovviamente questo se si riesce a analizzare quello che invece non va bene. Allora, io girerei la stessa domanda proprio d'ingresso sia ad Enzo Faccenda che a Giovanni Perna, poi con Giorgio Valtolimite ci addentreremo più nella disamina tattica delle scelte di Bollini. Punto guadagnato, 2 punti persi, qual è la vostra lettura, insomma, a qualche giorno di distanza? Allora, sbollita la rabbia o svanita la paura, poi a seconda del sentimento prevalente. Noi abbiamo una tale esperienza di partite viste nella nostra vita che a un certo punto analizziamo prima quello che è il pre-partita. Allora, pre-partita dove per una settimana intera si parla che la Salernitana non ha difesa, la Salernitana si trova in emergenza, la Salernitana ha delle difficoltà, la Salernitana, si diceva quasi apertamente, va a Parma e beccherà 5 gol, 4 gol, 8 gol, quando ne vuoi mettere ne mettete. Un tecnico che sta a valutare, a analizzare attentamente la condizione fisica degli atleti, la situazione con congenita particolare, eccetera, va per coprire il centrocampo e cercare di fare una barriera tale da supportare la spinta di questo Parma. Ha sbagliato perché il primo tempo è crollato quelle che erano i suoi intendimenti. Quando non c'aveva più nulla da perdere, perché o 3-0 o 2-0 tua partita la perdi, lui ha ritenuto opportuno rischiare e andare a colpire l'avversario. È stata anche fortunata perché dall'altra parte ha avuto l'aiuto incondizionato del tecnico del Parma e di conseguenza sono due bei dolcini che arrivano nella ripresa, tu li prendi, il tuo ragazzo ti inventa un ulteriore gol come ha fatto col Pescara, riesci a realizzare il 2-1, metti innanzi alla squadra avversaria, si verificano gli episodi che si verificano, puoi vincere anche la partita. Ecco, il contesto di questa gara, non ci sono vincitori o vinti, e non c'è un responsabile o un colpevole o qualcuno che ha commesso degli errori o strafalcioni grossi, no, è una partita che bisogna analizzare per quella che è la partita, perché io mi sto infastidendo, mi devi credere, di sentire solo uno e tutti che parlano, che l'ha fatta, quello è così, doveva giocare, doveva tentare, vi prego, fatemi una cortesia, le partite hanno ognuno una storia a sé. E questa mi sembra una saggia interpretazione. Giovanni Per. Marcello, io non che sappia farlo abitualmente, ma francamente anche a bocce abbondantemente ferme, a sentimenti positivi di questa partita non so dare una lettura. Tu hai fatto cenno prima, rinunciare a Sprocati, e io sono d'accordissimo con te che probabilmente è l'uomo più in forma di questo anno. Però anche, diciamo, con i miei pochi e scarsi mezzi nel pre-partita non riuscivo francamente proprio ad immaginare come la Salernitana potesse schierarsi, ed è per questo che probabilmente è un punto guadagnato alla fine, anche se questa è l'analisi fredda. Dopo il rigore di Vitale, da tifosi ho sentito odore sangue, cioè mi è sembrato possibile un ribaltone clamoroso. Allora, visto che si parla di Sprocati, vediamo questo servizio che ha preparato per noi Nicola Roberto e di questa esclusione che ha fatto tanto rumore, ma al tempo stesso di questo giocatore che sta trovando probabilmente in questa stagione una dimensione definitiva, ne parleremo ancora in studio. Intanto vediamo il servizio.
Se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, allora una nota positiva nel mezzo dell'emergenza che ha colpito la Salernitana c'è e si trova dalla Cintola in su. Le ristrettezze di organico in difesa infatti hanno indotto Bollini a cambiare modulo e questo ha permesso al tecnico di trovare una risorsa preziosa sulla tre quarti, laddove la Salernitana faceva fatica a fare gioco. Mattia Sprocati è l'uomo delle rimonte in casa granata, è stato lui ad avviare quella col Pescara ed è stato sempre lui ad imprimere la svolta a Parma. In Emilia è entrato in corso d'opera ed ha subito cambiato passo e volto alla squadra granata, tanto che in molti si sono domandati come mai in avvio il tecnico avesse rinunciato all'unico elemento in grado di accendere la miccia sulla tre quarti. Contro lo Spezia, Sprocati era partito titolare ed aveva vestito i panni del trequartista a sostegno di Boccalon e Rodriguez. In una posizione per lo insolita, l'ex Perugia e Crotone aveva dimostrato di poter essere più incisivo anche in zona gol, sfruttando i movimenti e le sponde dei due attaccanti per puntare al bersaglio grosso. A Parma, dopo un brutto primo tempo in cui le punte si erano ritrovate da sole e senza assistenza dei centrocampisti, Sprocati ha avuto un ruolo determinante nella rimonta, non solo per il bel gol realizzato, ma anche per aver fatto da riferimento sia per i centrocampisti sia per le punte. I primi potevano subito trasmettere a lui la palla senza doversi dannare troppo nella difficile arte della costruzione del gioco, mentre i secondi avevano finalmente un trampolino di lancio, qualcuno che potesse innescarli o con cui dialogare. Sprocati sembra più coinvolto nel gioco e più convinto delle sue potenzialità da quando ha lasciato la fascia ed ha cominciato a studiare da trequartista e chissà che non sia questo il ruolo in cui possa trovare la consacrazione dopo troppe stagioni a corrente alternata. Contro l'Ascoli, Bollini schiererà Sprocati dal primo minuto a ridosso delle punte. Il tecnico dovrebbe tornare al 3-4-1-2 con un centrocampista in meno ed un elemento offensivo in più nell'11 di partenza. In mediana, uno tra Roger della Rocca sarà di troppo, visto che la Serena giocherà con tre attaccanti. Sprocati, che ha segnato due gol in questa stagione, punterà al tris contro l'Ascoli, a cui ha già inflitto un dispiacere nel marzo scorso, nel 2-0 con cui granata sconfissero l'allora squadra degli Etti alla Rechi. Finora le sue marcature sono coincise con altrettante rimonte. Sabato prossimo Sprocati spera di segnare un gol da tre punti. Intanto va precisato che difficilmente Sprocati realizza gol brutti, perché è un giocatore che evidentemente ha proprio nelle corde anche questa giocata d'autore. Eugenio, in questo momento, soprattutto avendo riguardo a Parma, è stata una scelta dolorosa quella di Bollini da sacrificare sull'altare di una scelta tattica improntata soprattutto alla copertura di un pacchetto arretrato che non dava grande affidabilità, o fa fatica Bollini a inquadrarlo in questo nuovo assetto tattico della Salernitana? Ma giudicare, buonasera ancora, giudicare da come sono andate le cose, sicuramente una scelta tattica sbagliata. Condivido in pieno anche le virgole che ha detto Enzo Faccenda, tranne la chiosa finale, insomma, poi alla fine le considerazioni, le analisi sono fatte, le partite sono fatte anche per essere analizzate. Bollini è in confusione, questo è un dato di fatto. La società non lo aiuta, continua a non aiutarlo, ma il tecnico è in evidente confusione. Ed è in confusione, partiamo proprio da Sprocati, è in confusione perché con Sprocati, penso a Ricci, penso a tanti giocatori in cui il tecnico o allo spartito tattico, l'allenatore, ha un karma, ha un dogma. Io condivido che Sprocati, faccio fatica a immaginarlo trequartista, ma necessità fa virtù ed è stata una gran bella virtù, perché Sprocati, hai detto bene, non fa mai gol banali, cerca sempre la giocata e si sta rivelando efficace anche da trequartista. Sprocati è un giocatore da binario, è un giocatore da 4-3-3, al massimo da 4-4-2, comunque da fascia. Ha qualità, le sta mettendo in mostra e le ha dimostrate, anche perché, attenzione, c'è un difetto di fabbrica, un errore, un peccato originale. Non è che mi voglia aggrappare i numeri, ma la Salernitana, Massimo era con me al Tardini, quando ha inserito Sprocati non ha fatto il 3-4-1-2, ha fatto il 3-4-3, cioè Sprocati ha giocato esterno. Il 3-4-1-2 la Salernitana lo ha fatto contro lo Spezia, avversario di ben altro spessore, ma solo dopo l'uscita di Tuia e valore. Quindi, e soltanto dopo l'uscita di Tuia si è visto costretto ad alzare in un certo senso il livello dei suoi giocatori offensivi, perché era un 3-4-1-2 anche quello molto falso, con Perico, lo ricordiamo, che era esterno destro. Certo.
Certo. Allora, vengo alla conclusione e chiudo per non essere, per non prendere troppo campo. Bolini in 7 partite ha cambiato 7 moduli, forse anche di più. C'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non va. E mi dispiace poter passare adesso per il censore di Bolini, che è un allenatore che io ho stimato dalla prima partita, quando ha raccolto il testimone dagli sfaceri che erano stati fatti l'anno scorso a Bari, dimostrando personalità, carattere e trasmettendo idee. Io credo che oggi a questa Salernitana quello che manchi siano le idee. Allora, Marcello, sì. Io volevo solo aggiungere una cosa. Secondo me, se vogliamo fare un parallelo barra paragone con le altre gare, per esempio il 3-4-3 che abbiamo visto a Parma è un 3-4-3 dettato al fatto che perdavamo 2-0. Cioè, io non credo che a inizio partita, quindi a bocce ferma 0-0, l'allenatore poteva mai mettere un 3-4-3. Quindi esatto. Va sempre analizzata, secondo me, la formazione iniziale. Esatto, ma è proprio per questo, Massimo, della confusione di cui parlavo e del non condivido quello che diceva Enzo, del insomma, mi gioco il tutto per tutto. Perché non avrebbe mai fatto il 3-4-3 iniziale, ma non avrebbe fatto neanche il 3-4-1-2 che aveva fatto correggendolo con lo Spezia, mantenendo l'atteggiamento tattico, ma con i giocatori certamente più propensi a quel tipo di ruolo. Allora, perché il 3-4-1-2 di partenza con lo Spezia era un 3-4-1-2 di paura con lo Spezia, che aveva messo Perico e aveva messo Tuia, aveva messo sei difensori sostanzialmente. Un piccolo nel secondo tempo tu ti giochi il tutto per tutto e fai il 3-4-3, ma se anche non fosse stato così non avrebbe fatto il 3-4-1-2. Allora, e lo ha detto a fine partita, lo ha detto insomma aggrappandosi ad un'arsa oratoria anche un po' pomposa, dicendo di fatto che voleva arginare con un centrocampo più folto la linea offensiva e mediana di un Parma che sulla carta lui, è grandi firme. Il problema è che se lui sta vivendo una situazione oggettivamente particolare da un punto di vista dell'ambiente esterno, perché un allenatore che non viene criticato dai tifosi, non viene criticato tutto sommato dalla carta stampata, dalla gran parte dei giornalisti, ma viene criticato all'interno stesso, cioè dalla società. No, io quindi perché io questo una problematica, perché lui ha fatto un peccato mortale. Oggi chi fa un peccato mortale a Salerno intorno al mondo della Salernitana va all'inferno. E che peccato mortale ha fatto? All'inizio, quando ha rilasciato quell'intervista, tutte zitte e mosche gli hanno impedito di fare interviste, Lotito si è messo là in naftalina, chi si doveva agitare si è agitato nella stanza dei bottoni, fa la partita, la perde, esce fuori Lotito. Perché Lotito è costretto dalle situazioni a difendere l'operato del club, certo. Chi sta a Salerno? Vabbè, è chiaro che Bolini è l'anello debole della catena, ma come Lotito, purtroppo deve accettare anche delle situazioni. Un po' la situazione si è capovolta, guardate. Ma no, però non sono d'accordo. Non puoi non essere d'accordo, ma chi regge i fili qua a Salerno? È uno che Mandina è un funzionario della società e tiene a bada una città intera, che è stata una città pericolosissima. Questo tiene a bada una città intera, merita rispetto, perché a un certo punto o lo rispetti oppure dici io ti voglio aggredire, perché parliamoci chiaro, questo frena la stampa, frena l'impeto di qualche giocatore, frena quelle che sono per televisione stampa, non ci va mai. Parla solo quando sta a punteggio pieno, quando sta la classifica, ma ognuno ha le sue idee. Ma sì, ma non puoi dire che frena la stampa, cioè come non la frena? Non puoi dire non puoi dire che frena la stampa. Ma ti voglio bene, ma lascia stare. Ma ora stiamo andando fuori i binari. Ma io non ti sto dicendo, io sto dicendo, e ho avuto modo di dirlo, quando Lotito ha preso una posizione che non era, tutti hanno dato per scontato che fosse facile. Molto spesso Lotito, che ha un grandissimo merito, è un grande operatore della comunicazione, mi può sembrare paradossale. La mattina alla sera che può parlare, può sembrare paradossale. Fa quelle conferenze, però mi devi far parlare. No, ma tu mi devi far parlare a me, scusa un po' che tu mi devi rispondere. Lui sta a Salerno dalla mattina alla sera che sa tutti i problemi della Salernitana. Lui li sa per sentito dire e vi risponde per quello che gli è stato trasmesso, ma certamente lui non vive i problemi. Questo è un dato oggettivo. E cioè,
Di conseguenza mi devi dire, che mi viene a dire tu? Che mi dici tu? Ma cosa c'entra? Che chi arriva per televisione e dice si fa così, 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 così. Ma chi ci trasmette? Chi le sta a Roma? Ma scusatemi, ma quando io adesso, ma lungi da me mettermi a fare queste tarantelle, ma quando un generale in un esercito viene rapportato da colui o colori quali, giustamente o ingiustamente, ha deputato per essere i suoi colonnelli, i suoi concorrenti e tutto, o il generale pensate che sta in trigè e sta il soldato Ryan che è stato sparato, quanti colpi ha sparato e tutto, viene rapportato, viene riportato. Ma tu pensi che a Roma lo Tito tra i 10.000 pensieri, questioni, cose che ha, lui sta a Formello dalla mattina alla sera? Viene rapportato e viene riportato, questo è il dato di fatto. Il punto che io ho sottolineato allora e lo rimarco oggi è che è stata presa una posizione, su questo possiamo ragionare, perché in passato, lo volevo dire, lo dico che uno che è mediatico, se non vuole risponderti Enzo, non ti risponde. No, no, ha preso una posizione, è chiaro. Io però quello che prende una, ha preso una posizione, allora qui possiamo discutere, giusto, sbagliato, che sia stata presa una posizione di questo tipo. Certamente è coerente. Ma io voglio. Perché voglio in tante altre occasioni l'ho detto, è rimasto in mezzo. Ma su questa considerazione non vorrei ritornare. Eh no, però lo si abbiamo... dice il bavaglio alla stampa, magari c'è, cioè, chi si fa mettere il bavaglio e chi non se lo fa allora, mettere. Allora, su questa questione credo che siamo già intervenuti anche in maniera abbastanza irruenta, perché abbiamo espresso, insomma, sotto certi aspetti, stupore per quella che è stata una presa di posizione molto chiara e articolata da parte prima del management e poi della proprietà nei confronti di Bolini. La domanda che oggi siamo tutti quanti tenuti a rispondere e che io mi pongo legittimamente: siamo di fronte ad una squadra competitiva anche per traguardi un po' più ambiziosi rispetto alla salvezza cui aveva fatto riferimento Bolini, e che solo per incapacità del tecnico oggi, se la Reggia ci propone la classifica, veleggia nei quartieri bassi della classifica? Perché se così è, no, aspetta, se così è chiaro che Bollini non è che va criticato, va sollevato, che è cosa ben diversa. Giovanni, no, perché continuiamo a fare questi discorsi, perché mi pare di vivere due mondi paralleli: da una parte la classifica, il rendimento, poi possiamo ragionare, e lo faremo dopo, sulla qualità di questo campionato, che mi sembra, dopo un po' di giornate, abbastanza scadente rispetto a quello che avevamo pensato alla vigilia, e dall'altra abbiamo le smanie di grandeur da parte della proprietà, che continua a puntare l'indice contro Bollini in maniera più o meno esplicita, accusandolo di non valorizzare quello che è un patrimonio tecnico probabilmente destinato a cose migliori. Giovanni, sai che c'è? Io credo che questa oggi, al di là dei ruoli, delle situazioni, dei rapporti, della gestione del potere, credo che tutti quanti dobbiamo porci. Io dico questo, che tra l'altro, diciamo, questo campionato, che non è la 2 che ce l'hanno contrabbandato, consente francamente tutti quanti, indipendentemente, di dire la qualunque, come dice Camilleri. Perché alla fine tu non hai nulla di definito, non so cosa stia facendo il Frosinone in questo momento, ma praticamente in 5 punti ci stanno tutti dopo 7 partite. Il mio, però 7 giornate cominciano ad essere abbastanza indicative sulla qualità media. È un sesto del torneo. Non, il mio pensiero è che la Salernitana non possa 0-0 ancora. E che la Salernitana non possa ambire alla promozione diretta, certamente, che il livello basso del campionato le consente di galleggiare, di circondare. E quindi sotto questo aspetto la classifica, ma sai, allora, il problema rispecchia il valore. No, la domanda sulla quale dobbiamo provare a dare, per quanto ci compete, una risposta è questa. Certo, la classifica di oggi rispecchia, certo, il valore del tecnico, la cifra tecnica di questo gruppo. Cioè, tu stai dicendo senza Bollini la Salernitana sta più... No, non sto dicendo questo, sto dicendo, cioè, secondo me onestamente no. Ma del resto, cioè, quindi avrebbe dovuto avere qualche punto in più? 1-2. Quindi allora, ma 1-2, indipendentemente dalla conduzione tecnica, dall'andamento, da circostanza di determinate partite. Ma del resto, Eugenio, che è un attentissimo osservatore, no, ci parla di Lotito, giustamente, guru mediatico. Io credo che il livello della comunicazione della società, della società sia di carattere cerchio bottista, perché
Lotito dice, no, dovevi mettere Rossi, andiamo nel dettaglio. Il copatron Mezzaroma il giorno prima di gara, no, sono due punti persi. Stamattina Fabiani in un'intervista di gara è un punto guadagnato. Ora io non posso pensare che non esista una linea, io credo che ci sia, diciamo, un andazzo, diciamo, della botta qua, della botta là, per trascinare. Ecco, ci sono tutti quanti contenti, c'è chi si accontenta del punto e chiaramente per la dichiarazione. Per trascinare una situazione. Queste sono le famose tre teste pensanti. Se Bollini va messo faccia al muro perché reo di aver dichiarato che la Salernitana si deve salvare, e penso che, diciamo, che i due copatron dicono sono due punti persi. Il dirigente Fabiani stamattina ha dichiarato in audio, quindi diciamo non si può dire estrapolato dal contesto, certo. eccetera. È un punto guadagnato. Possibile contenti che tutti. Non si mettano d'accordo su una linea, e credo che ci sia una sorta di ping pong, eccetera. Se tu mi dici, Eugenio, che bisogna relazionare al generale. Sì, perché io, diciamo, mi trovo a essere un attento osservatore, perché sono un grande ammiratore della dialettica fabianesca. La settimana scorsa ha dichiarato qualcosa che più o meno voleva dire: va preso con le molle quello che dice Lotito, perché non ci sta sempre, bisogna rispettarlo perché mette i soldi. Tu che sei attento osservatore, sì. ha detto così. Un continuo ping pong, rimbalzo, che significa che la palla... Mi permetti però, Giovanni, questo ping pong io lo leggo più da parte del direttore. Perché lo stesso direttore, dopo la sconfitta di Carpi, invece, mi pare che abbia parlato di un atteggiamento completamente diverso, cioè di punti persi con la Ternana, sì. che pure si era pareggiato, recuperando tre volte lo svantaggio. Quindi probabilmente la capacità, l'ars oratoria in questo caso è di chi vive il territorio, e chi in questo momento, probabilmente Fabiani sapeva bene che oggi, dopo le stilettate di Lotito, dopo le stilettate, attenzione, di Mezzaroma, notoriamente sempre molto parco, certo. nei commenti e nelle cose, però arrivare a una settimana in cui c'hai Salernitana Ascoli senza giocatori, perché poi entreremo nel merito, perché siamo senza giocatori. Vabbè, poi ci arriviamo. Abbiamo Salernitana Ascoli, insomma, lì la capacità del direttore sportivo. E io, proprio perché non credo alla incapacità di comunicazione tra le famose tre teste, penso che ci sia anche qui una logica. È quella, la politica cerchio-bottista, che insomma l'ha sintetizzata bene, perché una botte al cerchio, una alla botte, e tutto ad andare resta sì, in ma maniera... A Carpi non è andata così, a Carpi invece è andato al contrario. Hanno dato tutti quanti addosso, ma però non ricordo, ma le dichiarazioni, pensiamo, furono un po' più serene rispetto a... No, mi pare a che non intervenne. No? Non intervenne, se non lo voglio. Però io vi sto ponendo una domanda chiara, diversa, puntata e centrata. La classifica, chiedo alla regia di riproporcela, rispecchia il valore tecnico di questo gruppo, Enzo, o credi che questo gruppo abbia potenzialità superiori rispetto a quelle dimostrate? Perché se così è evidente allora che Bollini ci stia mettendo nel suo in questa politica dei piccoli passi che sta caratterizzando la serenità. Premesso che oggi come oggi fare il tecnico è estremamente difficile, perché se a livello comunicativo non hai la possibilità di avere intorno a te tutto quello che è lo staff tecnico che ti appoggia, ti aiuta e ti collabora, vedi quello che sta succedendo a Milano, vedi quello che è successo già a Torino ieri sera e stamattina per quanto riguarda Allegri, che ha pareggiato la partita con... Allora, dato che si mangia tutto dalla sera alla mattina, si divora proprio, non è che si guardano più le partite con un'estrema serenità, tranquillità, e c'è la possibilità anche di avere un circuito largo dove tutti sono disponibili a massacrare questi soggetti, queste persone che spinti dal desiderio si mettono a fare i tecnici di calcio, inevitabilmente la Salernitana, che ha un organico, non lo diciamo noi ma lo dicono i tecnici, coloro che conoscono
vita, morte e miracoli del mondo del calcio ci hanno messo nella condizione dove siamo. Cioè, quando è stato fatto un sondaggio all'inizio dell'anno, questa era più o meno la posizione. Tutte le varie componenti calcistiche, tecnici, osservatori, giornalisti, e quindi eccetera, in linea, ci hanno messo là. Poi, dopo, se nel cuore dei dirigenti, degli addetti ai lavori interni della Serenità ci sono altre aspirazioni, non lo so. Io a oggi quello che ho visto come organico, diciamo che la Salernitana è una squadra che non vincerà il campionato ma non retrociderà. Fuori dai playoff e fuori dai bravo, playoff. Questo è il succo del discorso, a mio giudizio. Poi se qualcuno mi dice no, vince un campionato, ben venga, perché sarà così mediocre il campionato che no, si vince. No, Però alle condizioni come siamo adesso non farà il suo normalissimo io campionato. Io così la penso e penso che probabilmente però Carpi il punto... È l'unico punto che puoi rammaricarti. L'unico punto che probabilmente c'è un po' di rammarica, perché Eugenio, a Carpi lo potevi se non l'hai fatto. Io credo... Per me i punti sono i due punti persi che gridano vendetta. Sono d'accordo con te in termini aritmetici, Giovanni. Cioè la Salernitana forse doveva avere 10 punti oggi. Però quei due punti che mi vengono meno sono quelli che per me gridano vendetta venerdì. Perché c'erano tutte le condizioni psicologiche, numeriche, per portare a casa la si è molto parlato, è inutile discutere, di un cambiamento quasi di atteggiamento dal 2 al 2, no, ne parlavamo anche noi prima, a quelli che sono stati i minuti finali. Tra l'altro una delle stilettate, no, di Lotito è stata proprio, dice, bisognava mettere Rossi piuttosto che Rosina. Voi che eravate lì, sentendo anche come dire, mangiando l'erba, tra virgolette, che sensazione avete avuto? Cioè della sanità che non avesse più la forza, che avesse paura e sarebbe stata grave iattura, perché poi una volta con il nonno Lucarelli sono arrivati vicino alla porta, di passare alla storia perdendo una partita in 9 su una palla sporca, di aver avuto paura di vincere, cosa? Rispondi tu, Massimo. Io volevo prima, sì, rispondo a questo, ma volevo anche un attimino dire che è vero che, rispondo alla domanda di Marcello di prima, 8 punti in questo momento potevano tranquillamente, secondo me, per il gioco espresso essere 11, e mi riferisco 10-11, insomma, però noi non dobbiamo dimenticare una cosa, per il gioco che abbiamo espresso, per le reazioni emotive, sì, ok, però per come si erano messe le cose in campo potevano essere anche 6 o 5, certo, non dimentichiamo. Cioè, Pescara e Parma. Cioè, quindi certo, probabilmente, certo, come sempre, la verità sta nel giusto, nel abbiamo mezzo. I punti nel mezzo, abbiamo i punti che ci meritiamo, forse con un punticino in più era proprio, secondo me, perfettamente livellato. A Parma, e poi io dico una cosa, Marcello, io credo che il campionato sia livellato, ma non è necessariamente livellato verso il basso, perché noi abbiamo visto anche Brescia-Perugia, io c'ero l'altro giorno, e mi è sembrata una bella partita in senso assoluto, con un Perugia ottimo come squadra, però che si è guardato, si è specchiato troppo, infatti ha perso perché Brescia ha giocato col cuore. Per quanto riguarda Parma, io credo una cosa, che sì, c'è stata da parte di Bollini probabilmente un piccolo errore tattico, cioè levi Bocalon perché forse non ce l'aveva più, mette Rosina, vabbè, questa diciamo poteva fare un cambio punta per vabbè punta. Ma i due appunti che si rivolgono sono proprio questi, sblocati, impacchiati all'inizio, sì, e Rossi. Marcella, bisogna anche capire una cosa, bisogna capire che sei andato a Parma, come diceva Enzo, con una pre-partita completamente distruttiva, sì, perché ti mancano i giocatori, ti mancano tutto. E anche la fai che tendi a coprirti. Marcello, fai un primo tempo che stai perdendo 2-0. È vero che Radunovic ha fatto un errore sul primo gol, però è anche vero che ha salvato 2 o 3 volte, non mi ricordo, il 3-0. Quindi rischi più volte il 3-0. Pareggi la partita assolutamente in maniera meritata, 2-2, ci sta che lui ha voluto conservare il coso. Il risultato da un punto di vista psicologico, da un punto di vista pratico ha ragione Eugenio, quella era una partita da vincere, però probabilmente lui con l'ansia, con la tensione della partita, con tutto come si era messa, perdeva 2-0, Parma comunque è una partita importante, una società importante, certo, una squadra accreditata di risultati importanti, si è visto pareggiare 2-2, ha capito che è vero, sì, ok, vado e piglialo e la perdo. Ma si è messo credo, paura, però una paura dire, giustificata secondo però me. Però alla fine, probabilmente, le scelte di Bollini sul 2-2 e anche sullo 0-0 riflettono
e questa è una mia considerazione, riflettono proprio lo stato d'animo generale e riflettono l'ambiente, cioè il fatto che Bollini non si senta in questo momento sereno, tranquillo, probabilmente non sono nella testa di Bollini, non condivido la sua quotidianità lavorativa, credo che però queste scelte siano figlie di questo clima creato intorno al tecnico, soprattutto, dispiace dirlo, da parte della proprietà, che in qualche modo stanno condizionando un po' l'operato, perché tendo a proteggermi ma molto, non è la prima volta, tendo sono a proteggermi molto, che viviamo tendo sul 2-2, dico metto Rosina, tutto sommato non toglie, non aggiunge nulla, mi può inventare qualcosa ma non mi scopre troppo. Io penso, non so se è questa anche la versione dei fatti che dà Eugenio oppure rispetto alle scelte ha una motivazione diversa. Io ho la sensazione che le scelte siano figlie di questo stato abbastanza di incertezza in cui vive il tecnico della Salernitana. O di più menti. Eh? O di più menti. No. Io credo che è quello che dicevo all'inizio, che è in uno stato confusionale perché ma perché è andato in confusione? Perché allora, la società, l'ho detto all'inizio Marcello, perché la società, mentre l'anno scorso Bollini aveva la forza di dire a Ronaldo ti siedi o a Schiavi, oggi non ce l'ha più, oggi non se la sente più. Perciò allora è quello che allora stai dicendo, quello che dico non io non se la sente più le scelte di Bollini, ma scusatemi, così contestate, se un allenatore di questa situazione, se un allenatore viene detto deve, la squadra deve giocare così, non devi fare colà, non devi fare cosà, e allora sai che lo Spezia ti sei giocato la panchina e poi ti è stato confermato anche da mezza Roma, ecco. Da mezza allora, Roma, che Bollini sia un tecnico in confusione nelle considerazioni, che Bollini che sia un tecnico in confusione ce ne siamo accorti un po' tutti, giusto? Il problema è capire. Sì, ma il braccino corto ti serve a poco, è un'agonia. Allora personalmente sulla panchina. Cosa? È facile dire il braccino corto. Il braccino corto, Marcello, perché? Ma il braccino corto perché nonostante il pareggio di Parma, ti sei sentito il giorno dopo, hai aperto il giornale e ti sei sentito contento della squadra, della reazione della squadra, però si poteva usare di più, cioè questa è la summa. Traduzione in sì, parole forti. Quello che dice la proprietà. Quello che dice la proprietà poi si riverbera su quelle che sono le confusioni dell'allenatore. Mettiamo però in chiaro una cosa. Allora, come osservatori abbiamo detto fino all'anno scorso che Bollini era un allenatore che aveva chiaramente una sua identità, aveva chiarezza delle idee e le scelte. Se oggi stiamo raccontando altro, o Bollini improvvisamente è stato colto da un processo di demenza senile e quindi alla fine... Però ti stai contraddicendo, è esattamente quello che sto dicendo. Poi dice, quando ti dico che è arrivato a questo? E perché ci sono state, c'è stata una delegittimazione, okay. No? Questo è il punto. Cioè, c'è stata una delegittimazione. Perché non basta dire Bollini è in confusione, bisogna anche capire perché Bollini è andato in confusione. Bollini in confusione potrebbe far presupporre è diventato improvvisamente. Ma no, ma l'abbiamo detto. Però ma tu hai detto, hai ribadito che hai stima dell'allenatore. L'abbiamo detto a chiare lettere da prima. Ora io aggiungo una cosa per rispondere a Giovanni che ha fatto una domanda pertinente. Abbiamo mangiato l'erba a Parma. C'è un altro dato di fatto, che sarà anche figlio della confusione che si riverbera per effetti bla bla bla, inutile fare sempre dietrologia, poi Marcello... Non è dietrologia, sono i fatti. No, dietrologia a ribadirlo. C'è un altro dato di fatto, che dal 32esimo, adesso non ricordo bene, non ho il tabellino sotto mano, dal gol di Vitale, perché la doppia superiorità numerica si è materializzata dal momento in cui il Parma è andato a battere la palla al centro del 2-2, certo. La Salernitana non ha fatto un tiro in porta. In 15 minuti, forse anche di più, compreso il recupero, si è placata. La Salernitana non ha fatto un tiro in porta, ma soprattutto non ci ha provato. Questa è stata la cosa che francamente a me ha fatto mangiare un po' a storcere il muso. La colpa è Bollini. È la squadra che tiene 8 punti. Ma che è la colpa perché è la mia? Se tiene una squadra di carattere, non più che due gol a Parma. E se tiene una squadra di carattere, non lo fai due gol a Parma. Tu fai 3-2, 4-2. Ma se non hai una squadra di carattere, i due gol dopo non li fai. Come non li fai?
Chi ti ha favorito? L'allenatore del Parma, ma guardate la partita attentamente, no? E non ti ha favorito l'allenatore della Salernitana? Quando hai ragione tu a tu e ti senti appagato? Ma tu ci sei stato mai in mezzo a un campo? Ma ti stai contraddicendo? Ma ci sei stato mai in mezzo a un campo? No, non ci si sta. Perché a certi livelli, quando tu fai un risultato e lo raggiungi, per loro c'è l'appagamento mentale. Perfetto. È chiaro, no? Quindi prima non ha carattere, poi ce l'ha. Il giocatore in mezzo al campo, quando stanno perdendo 2-0 e fanno 2-2, ma si sentono appagati, non fanno più di appagata, cioè, è la... chiaro. Vabbè, poi è chiaro che però se metti dentro Rosina implicitamente dà un segnale. Perché cercano calci di punizione, perché se vuole fare la cartoncella, cercano calci di punizione che ci vanno Ugo. Però Enzo, se metti Rosina, non metti Rossi, dà un segnale. Ma sono d'accordo con te, io personalmente lui ha messo così. In 11 contro 9 ancora di più. Lui ha dato un segnale, cioè lui ha detto metto così, per me non mi sembra viene un calcio di punizione dal limite, qualche cosa probabilmente posso sfruttare. Quello è quello che si pensa. Per me io metteva rosso, per me non è una scelta. Vabbè, allora. Questo è quello che è stato. Si metteva Eliadis, pure una scelta mettere Eliadis. Le partite le fanno anche le fa anche chi gioca a scacchi sulle panchine. Infatti è stato non mi pare che forse la memoria mi inganna, io non sarò stato a certi livelli sul campo, però mi pare che dov'era la finale di Coppa dei Campioni? Il Milan vinceva 3-0. Quella Coppa dei Campioni chi l'ha vinta? Purtroppo sì. Non aveva carattere. L'ha vinta ai rigori però, Non aveva carattere il Milan. Vabbè, ma Non credo che sia. Che vinto i rigori che l'altro, non è che vinto chissà come, è fatti i gol, vinto i rigori. Stava 3-0. E tre gol chi ci ha fatti? 3 rigori. Io forse dalla tribuna che non sono stato in campo. Può darsi. Vabbè. Può succedere. Allora, lo so che ho toccato un argomento che fa male a Marcello. Io penso che la verità sta nel mezzo, cioè nel senso che io credo che onestamente, con tutto quello che si vuole dire. E su questo sono d'accordo con Enzo, bisogna stare in campo, nel senso che dei calciatori che da un 2-0 e non è solo un 2-0, è un probabile 3-0 più volte, chiaro, salvato da, secondo me, un grande pericolo scappato, su 2-2 si è riscattato, ci può stare, e lì invece subentrerebbe l'allenatore a dover dare la cosa. Però probabilmente in quel momento l'allenatore lo sa che ha detto, se devo rischiare di perdere la stagione perché l'ho recuperata, è meglio che mi passa la 11 contro 9. Cioè, ma scusa, non l'avrà pensata così, ce l'aveva pensato, la levi tu e metti e vinci 64-2. Io sto dicendo quello che può aver pensato l'allenatore. Vabbè, ma allora, non ha diritto di fare quello che pensa. Stiamo analizzando, io personalmente penso che abbia commesso un errore. Ok, io penso che non abbia commesso, sto dicendo quello che avrà pensato lui. Cioè, quello che ha pensato lui, pure io sono. Ma io te l'ho detto in campo che avrei cambiato solo punta per punta. Ma infatti, noi stiamo ragionando. Quello che avremmo fatto tutti quanti e quello che poi quello fatto che abbiamo fatto tutti quanti, siamo tutti d'accordo. Esatto. Ma tra l'altro, a me non piace neanche puntare l'indice, perché sembra che adesso stia facendo una crociata contro Bollini. Ma mi pare, e non voglio nemmeno rimarcare, che io non stavo con la testa nel computer, qualche collega in sala stampa a fine partita abbia anche chiesto spiegazioni a Bollini del motivo per cui ci sarebbe stato una divergenza di opinioni tra Vitale e Bollini. Vitale voleva spingere Bollini e ha detto insomma certe partite si possono anche perdere, quindi evidentemente insomma è un modo di interpretare, per carità. Tutto nasce, cioè, per me a Parma in 11, posso avere la mia opinione? Sì, per me a Parma in 11 contro 9, quel contraccolpo psicologico che tu hai dato al Parma, erano terrorizzati. C'era Massimo Altardini, quando c'è stato il triplice fischio finale, è stato un sospiro di sollievo da parte dei giocatori del Parma. No, ma il perché sapevano, erano terrorizzati. Cercando proprio di capire, perché qualcuno è stato in campo, si sa che quando prendi la remontata, rischi di prendere pure il terzo. Perché mai Bollini... impossibile che invece lo pigliamo il terzo. Noi stiamo cercando di capire, però a questo punto... Diciamo, rinviamo alle prossime puntate, che mi fa piacere parlare anche del futuro.
stiamo cercando di capire. E concludo, ma contro il Pescara, quando abbiamo rimontato di Zeman a parità di uomini, contro il Pescara di Zeman a parità di uomini, allora che doveva mettere? La linea Maginot? Zeman doveva mettere la linea Maginot, perché eravamo a parità di numerica. Zeman, scorsa parte, io dico. Contro 11 contro 11, chi schieri una linea Maginot se tu riesci a recuperare il 2-0? Stiamo cercando di capire perché mai la scelta che tutti avrebbero fatto in quel momento, ovvero Stavicelli, Rossi invece fa una scelta diversa, da che cosa dipende? Se per una questione tecnica di incapacità o se figlia di una situazione di difficoltà che il tecnico sta vivendo. Una situazione di difficoltà sulla quale poi si può parlare del risultato. Questo è chiaro, probabilmente un tecnico più sicuro di sé avrebbe provato a vincere la partita. Dirò un'altra eresia, aggiungo un'altra eresia. Però basta, perché dobbiamo... Aggiungo un'altra eresia. Non è neanche per quanto mi riguarda. Forse è meglio che non lo togli nemmeno Bocalon. Ok. Vado andiamo, oltre. Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo di nuovo in studio. Ed allora nuova seconda parte della nostra trasmissione della serie Non ci facciamo mancare nulla, soprattutto non si fa mancare nulla la Salernitana. La sfida di sabato contro l'Ascoli è una sfida che Bollini dovrà ancora una volta affrontare in emergenza formazione. Vediamo questo servizio che fa un po' il punto, dicendovi però con largo anticipo che nel pomeriggio è arrivata quantomeno la bella notizia, importante notizia, di una disponibilità di Adamonis per la partita di sabato, mentre Radunovic non sarà a disposizione del club. Intanto vediamo il servizio. Pareggi, rimonte ed emergenza. La costante di questo periodo in casa granata è tutta racchiusa in queste tre parole. Per la gara di Parma, Bollini ha dovuto rinunciare a gran parte della difesa e così sarà anche per la sfida di sabato con l'Ascoli, con in più il rebus relativo al portiere. Sempre in infermeria Tuia, Bernardini e Perico, rischia di non farcela neanche Pucino, che è ancora alle prese con il mal di schiena. Per lui si è reso necessario un consulto specialistico in Emilia. Poche soluzioni dunque per il trainer granata, che spera che in settimana non ci siano altre defezioni. Pertanto al momento toccherebbe ancora a Vitali agire da centrale nella difesa a 3 insieme a Mantovani e Schiavi. Difesa in emergenza, porta praticamente vuota. Radunovic ed Adamonis sono stati convocati dalle rispettive nazionali e la Salernitana si ritrova con il solo Iliadis, che lo scorso anno ha difeso i pali della primavera senza convincere più di tanto. Il greco è l'unico portiere a disposizione, a meno che in extremis la Salernitana non riesca ad ottenere il via libera per far rientrare Radunovic o per spostare di qualche giorno la partenza di Adamonis per la Lituania, che scenderà in campo il 10 ottobre. Avendo puntato su due portieri giovani, entrambi nel giro delle nazionali, la società avrebbe dovuto cautelarsi con un estremo difensore più esperto che potesse all'occorrenza scendere in campo. Ora è corsa contro il tempo, sia per cercare di mettere a disposizione di Bollini almeno uno dei due nazionali, sia nel caso in cui si decidesse di tesserare un altro portiere. In prova c'è Carboni, ma tra gli svincolati ci sono anche altri estremi difensori. Chiudere la porta è imperativo in tutti i sensi. Ed allora, rebus risolto, perché insomma a meno di clamorosi stravolgimenti l'ultima ora, Adamonis sarà della partita. In compenso però non saranno, o non sarà della gara, il giovane Kin, che è stato invece convocato dalla nazionale marocchina, peraltro in amichevole contro l'Italia, e avversario di Kin sarà Rossi, che invece, a differenza del giovane collega marocchino, sarà a disposizione di Bollini. Comunque, rebus, formazione, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto arretrato, no, Gianni? Perché la situazione sembra abbastanza, insomma, grave. Ma la situazione, lo dicevo in apertura di trasmissione, è praticamente pressoché identica a quella che era alla vigilia della gara. Cioè non è cambiato niente rispetto alla... L'unica speranza è che ci possa essere il recupero di Pucino in extremis. Il giocatore ha fatto anche una visita specialistica a Bologna. L'ha già fatta. Ha fatto una visita specialistica a Bologna e da domani dovrebbe provare a aumentare i ritmi per così al lume di naso, diciamo, proprio per... Sensazione, se però l'ha visitato un anno all'Isokinetic per impostare un programma di riabilitazione, quindi
per quello che mi è dato. Qui parla il professionista. Per quello che mi è dato sapere, ricordo, insomma, Marcello non lo ricordava, però l'avevamo anticipato la settimana scorsa che Adamonis quasi certamente si sarebbe provato a fare di tutto per ottenere un. Allora, questo è un problema vostro, esclusivamente vostro. Che io ho ricevuto da qualche giorno ampie garanzie sugli Iliadis, per cui. Perfetto. Scusa, che da un ballottaggio tra Iliadis e Adamonis. Io penso che il fatto di Adamonis eri sereno praticamente. E sono stato rassicurato dalla fonte ufficiale. Che nella penuria delle difficoltà che ci stanno in difesa, credo che il fatto che abbiamo la possibilità, la certezza di avere Adamonis sia una gran buona notizia, perché io l'ho visto in ritiro, l'ho visto giocare qualche volta, a me ha fatto una buonissima. Lo considera addirittura superiore a Radulovic? Non lo so, non sarei in grado di fare paragoni, però ti ricordo, Gero, l'abbiamo visto, lei ha dato, a me ha dato una buona impressione. Perché dai, io adoravo Stracoscia, quindi ti dico tutto, Marcello, perché per me, poi dopo, sai, sono comunque giovani, ti fanno una partita 6 da 8 e facilmente la successiva la fanno da 5, perché la continuità è quella che viene spesso a mancare nei giovani, però comunque credo che sia una soluzione affidabile per una partita che comunque ha coinciso che i due ragazzi siano stati convocati in nazionale. Poi si può discutere che lo si sapeva da 3 mesi, questo, sì, tutto va. Quello che vuoi, però Adamonis io credo che possa dare affidabilità, poi è chiaro che bisogna vederlo in campo, per carità, però a me ha fatto una buona impressione. Chi giocherà, Eugenio? Allora, Kim è indisponibile, cioè volendo riprendere un po' la formazione messa in campo a Parma, immaginando un impiego di Sprocati dal primo minuto a supporto del tandem d'attacco, al posto di Kim. Io credo che giochi Pucino. Io credo che giochi Pucino. Ce la fa Pucino? Credo che giochi non Pucino. Dovesse farcela? Sarebbe un problema. Ma sì. Potrebbe addirittura rischiare uno Sprocati a tutta fascia? Bah, non lo so. Perdendo non qualcosa lo so, perché nel potenziale. L'Ascoli gioca con il 4-3-3, ha gente di gamba, veloce, in mezzo al campo, quindi credo parlavano che. Parlavano di una possibile che Gatto si sia rimesso. Però sarebbe comunque un rischio qui. Abbiamo. Tutti sarebbero un rischio. Sì, però Gatto è fermo da oltre quasi 2 mesi, insomma. Parlo. Non so neanche se ti ho sentito, ho letto, però non so neanche se ti ho. Allora, per quanto riguarda Perico, come avevamo detto, non ce la fa e non dovrebbe farcela, perché si tratta di una microfrattura. Ha provato a forzare perché c'era quell'emergenza il venerdì mattina. Ma il responso è stato regalato. No, il responso è stato lo scarpino, che non è stato di Cenerentola ma tutt'altro, di un troll. Quando lo ha tolto praticamente è esploso, faceva fatica addirittura a camminare, tant'è che la sera è finito in tribuna. E credo che non ce la faccia a recuperare neanche per questa settimana. Bernardini. Per Pucino ci sono delle speranze, e sono le uniche speranze. Bernardini si proverà a recuperarlo per il derby con l'Avellino, ma altrimenti non si può pensare ad un rientro di Bernardini. Quindi credo, per quanto riguarda Tuia, nella migliore delle ipotesi un mese e mezzo. Per quanto riguarda Kin, piccola curiosità, potrebbe venire da pensare, ma come mai Rossi e Kin giocano ad avversari in nazionale? Rossi ce l'abbiamo, Kin non ce l'abbiamo. Kin non ce l'abbiamo perché Kin avrebbe dovuto raccogliere l'invito della la convocazione della nazionale già oggi. Oggi è il compleanno di Kin e ha chiesto un giorno di permesso in più. Domani sarà in Marocco per una partita, non so se ufficiale o amichevole. Tornerà il 7 in Italia, ma non per Salernitana-Ascoli, bensì per preparare la amichevole del Marocco con l'Under 21 di Di Biagio al Paolo Mazza di Ferrara, che si giocherà il 10. Adamonis invece gioca direttamente il 10. Su questo invece cartellino giallo, perché non è che si può discutere, lo si sapeva. Se tu prendi due portieri Under 21 che non orbitano, ma sono lo si sapeva già in giro della nazionale, ti devi aspettare, perché poi le convocazioni, le fasi di qualificazione non è che hanno dei calendari diversi, sono gli stessi. Il problema, tu ce l'avrai sempre una sola volta, ma con tutti e due. E una volta ti può andare bene che la Lituania gioca soltanto. Vabbè, l'altra volta ti può andare bene con la Serbia. Ho capito. Ma altrimenti, come sosteneva Giovanni, cioè Iliadis. Io non l'ho mai visto giocare il portiere greco, se non in fase di riscaldamento qualche volta quando è stato chiamato. Però insomma c'è chi garantisce per lui. Del resto l'anno scorso il campionato primavera
Non ho sentito, scusa. No, adesso l'anno scorso ha fatto, fatto una bella primavera. Ad alti livelli. Qualche no, non credo. Non credi? Non credo. Non credi. Ma non credo nel senso che, se non sbaglio, è andato in panchina dopo non abbia nemmeno giocato nel campionato. No, un paio di partite. Beh, insomma, certamente non le, ha fatte da titolare. No, non sono ferratissimo, anche perché i risultati del campionato primavera dell'anno scorso sono stati, si dice in gergo, sotto il giornale. Purtroppo abbiamo ripreso lo stesso andazzo, mi auguro di... Vabbè, quindi più che di garanzie godeva di aperture di credito. Poi, peraltro, questo giusto per riprendere un argomento già trattato in precedenza, ovvero i rapporti tra Bollini e il management, pare che oltre alla dichiarazione quella relativa all'obiettivo della Salernitana, non sia piaciuta neanche quell'affermazione esplicita di Bollini a proposito della qualità della formazione primavera. Però non è una questione di andare pro una cosa piuttosto che un'altra. Con l'emergenza della quale si trova attualmente la Salernitana, non avere un giocatore della primavera a disposizione. Uno. Allora, Enzo Faccenda, parlavamo prima della trasmissione, a te dispiace soprattutto per il mancato impiego, utilizzo costante di Rossi, no? Prima mi facevi notare un paio di cose sul conto di questo ragazzo. Ma io ripeto, il ragazzo a Vercelli mi ha dato un segnale fortissimo quando ha fatto quell'azione con una forza penetrativa impressionante, e poi la bravura e l'intelligenza, perché un ragazzo a 20 anni quando vede la porta cerca di tirare lui invece ha avuto la lucidità di anche fare la maturità, il passaggio al suo compagno che l'ha messo davanti alla porta, e là c'è un'altra dimensione. Allora è un calciatore in crescita, ma altissima crescita, perché gli altri tirano in porta e allora sono già là invece il giocatore si vede subito. Tu vedessi bene, non si discute proprio. Però non si può fare il giochetto 20 minuti, panchina, poi gioca o si punta e gioca, oppure ecco, lo metti là in affetalina e lo lasci in affetalina. Ma quelle cose che stanno venendo fuori adesso, che io non li sopporto, cioè il giocatore deve essere una macchinetta che sta a disposizione, fai 20 minuti, stai in panchina, non giochi, vai in tribuna, poi rigiochi. E come si fa a dare un certo rendimento nell'arco di un campionato? No, è assolutamente così, però questo poi si innesta, perché diciamo noi ci andiamo a mordere sempre la coda nell'ambito di queste polemiche che non sono presunte tali, sono state innescate a livello societario. Enzo ha ragione. Se Bollini fa giocare Rossi, t'avevo detto io, allora... Ah, cioè tu non lo fai giocare, cioè secondo te Bollini addirittura Rossi per vedere poi di essere... Siamo all'autolesionismo. No, non penso assolutamente niente, penso che l'intempestività che può essere stata di Bollini nel dichiarare, diciamo, quando ha dichiarato, che può essere stata sicuramente... è ragionata, il genio ce l'ha appena confermato, perché insomma non possiamo, tutto possiamo dire tranne che il coparon lo dito parli a spiovere, però diciamo quantomeno è stato tutto piuttosto intempestivo, tale da creare un clima di larvata polemica, che poi sembra che qua il polemista sia io. In questo bailam continuiamo ad andare avanti. Ecco, perché sempre facendo riferimento a quella famosa intervista che poi resta l'unica, un cameo, che credo resterà tale fino al termine della stagione, ci auguriamo, con Bollini, di Bollini in presenza degli organi di informazione, a prescindere poi dalle domande cui si sottopone il tecnico a caldo subito dopo le partite, oltre a dire degli obiettivi della Salernitana, oltre a chiaramente censurare l'operato della primavera della Salernitana, si è espressa in maniera seria e convinta su Rossi, dicendo, rivendicando Eugenio la paternità della scelta e andando oltre, dicendo Rossi non è quel classico giocatore che dalla primavera arriva in un campionato, diciamo, si così, deve acclimatare, ma è già pronto, ma è un giocatore, è un giovane, giovane, è un giovane vecchio,
E quindi, sotto questo aspetto... Bollini e Rossi facciano i debiti scongiuri su questa affermazione di Marcello Festa. Perché l'ultima volta che giovane e vecchio è stata un'affermazione la cui paternità... Non mi ricordo se giovane e vecchio... A Peppe Sannino, che definì giovane e vecchio Mantovani. Mantovani che ha avuto giocato. Un'esplosione straordinaria. I primi 3-4 partite non ha più giocato. Esatto. Sannino conosciamo qual è stato l'andazzo, quindi credo... No, non disse proprio giovane e vecchio. No, giovane e vecchio. Disse giovane e vecchio. No, Sannino, giovane e vecchio... Bollini riferimento è un giovane esperto. Giovane esperto, insomma, disse qualcosa. Dirò di più. A proposito di dichiarazioni che forse sono state mal digerite, io credo che un'altra dichiarazione forte di Bollini in quell'unico cameo e conferenza vera stampa, unica conferenza stampa pre-partita fino ad oggi, sia stata anche quella dei giocatori della Lazio. Perché lui ha detto, disse, oltre al discorso della primavera, non abbiamo un settore giovanile, disse poi a proposito i giocatori della Lazio che qui non sono mai stati. Quindi anche, credo che anche quello, scientificamente insomma, certo, analizzato, possa essere stato un elemento. Voleva dire che l'area attorno alla riga è leggermente, diciamo, insalubre per il calciatore proveniente dalla Lazio. Non ho capacità di interpretative del pensiero di Bollini, però certamente ha parlato del... però su Rossi io non sono d'accordo con voi, cioè non sono d'accordo con Enzo, ma stasera non è serata. Non sono d'accordo con Enzo per quanto riguarda il discorso del minutaggio. Secondo me un giovane invece deve essere solleticato, stuzzicato, non puoi togliere completamente l'uno e l'altro. Io credo invece che sull'analisi che avete fatto tu e Giovanni, non credo nell'autolesionismo, ma credo invece che il Rossi di turno oggi paghi il fatto che o gioca prima punta o Bollini lì è terrorizzato a non farlo giocare, che è completamente diverso. È terrorizzato da cosa? Dal farlo giocare in un altro ruolo che non si pare, però non mi pare che Bogaron stia illuminando. No, io dico, però attenzione Marcello, cioè, se Lotito dice Rossi è una prima punta, e infatti Bollini lo fa giocare prima punta o non lo fa giocare. Io dico però, secondo il mio modesto parere, non mi pare che i due attaccanti della Salernitana stiano brillando per capacità realizzativa. Credo che l'impiego di Rossi ci sta. Certo. Una cosa chiedo dal a voi. Dal primo minuto dici? Perché no? Una cosa chiedo a voi. È possibile nella testa di Bollini ci sia l'idea di passare in qualche modo questo quadro per riproporre il 4-3-3 a lui caro? Sì, ma ci potrebbe stare, sì. Deve in questo momento, però deve recuperare i giocatori. Poi ci sono gli esterni che rientrano. In questo momento assolutamente no, però io credo di sì. Quindi probabilmente si sta arrabattando per passare il guado e qua ci sarebbe, ma stiamo facendo il Lazio, anche la lettura degli ultimi minuti di Parma. Cioè, insomma, mi porto il rilancio di Rosina. A proposito di guado, no, portarsi il punto a casa. No, credo che si riferisse al volersi portare il punto a casa. Al punto a casa, no, pensavo all'impiego di Rosina per cominciare a dare minutaggio in vista di un... Sì, Giovanni, però tu sai che contro l'Ascoli di fatto sarai costretto ad un'altra difesa raffazzonata e rabberciata, sarai costretto praticamente a fare a meno dei portieri, sarai costretto a fare a meno dei nazionali. No, stende, ti posso dire una cosa, però giochi in casa l'avversario, però ti posso dire una cosa, sì, fare a meno anche di Chini che in questo momento, diciamo, sì, faccio la differenza. Però onestamente, no, se proprio vogliamo andare nel dettaglio tattico tecnico, se recupera Pucino, lui fondamentalmente i quattro difensori per giocare a quattro ce li ha, no. Perché? C'ha Schiavo e Montavani, coppia centrale. Vitale gioca a sinistra, Pucino gioca a destra. Poi possiamo obiettare Mantovani a due. Non gioca. A due. Vabbè, allora. Mantovani a due non gioca. Mantovani a due è andato in difficoltà l'unica volta che Sannino, che voleva giocare a quattro, però comincia a giocare a tre. Però parliamo di deficienze tecniche individuali. Sì, sì, certo. Sulla carta tu hai, però hai quattro e basta. Però dico sulla carta, sì, tu hai. Sì, vabbè, ma vedi che giocano comunque tutti e quattro. Vabbè, ci sarebbe Asma. Ci sarebbe Asma. Che ci sarebbe comunque anche a quattro. Quindi, cioè, tu comunque ora o li disponi con Vitale centrale
e Pucino largo a destra nella difesa a 3, o li disponi in linea a 4, sempre 4 su. Però credo che lui preferisca la linea a 3 perché Mantovani fa, per proteggere di più. Sì. Allora io volevo invece, proprio siamo in prossimità della dirittura d'arrivo, volevo insomma invitarvi tutti a fare una riflessione su questo campionato. Se la regia ci propone classifica il prossimo turno in rapida successione, l'avremmo riproposta 10 volte questa sera classifica, però ripetita Juventus, dicevano gli antichi. Dicevano Tito. Abbiamo detto, insomma, noi per primi, in fase di presentazione, quest'anno è veramente un campionato di altissimo livello tecnico, di altissima qualità, ragion per cui insomma bisogna veramente faticare tantissimo per guadagnare la salvezza. Per quello che abbiamo visto fino ad oggi, Enzo, tu che ne hai visti tanti di campionati di Serie B, mi pare che questo campionato sia molto equilibrato. Io poi non voglio fare la solita equilibrio verso l'alto, verso il basso, a me pare verso il basso, ma è una mia sensazione personale, avendo visto insomma un po' di squadre fino a questo anno. Certamente ci sono state dei risultati che ti lasciano perplesso, vedi la sconfitta del Bari in un modo veramente impressionante, così come non ce ne vogliono i nostri cugini irpini, un comportamento, ma rivedere vedere dopo quante sono? Sette partite, l'Avellino primo in classifica, ma l'Avellino non lo considerare una squadra. Ha pizzicato gli uomini giusti, sì, per il ruolo giusto. Fermate la trasmissione. Sono d'accordo con Enzo. Fermate la trasmissione. L'Avellino ha preso gli uomini giusti. Giustissimo. Ha ragione Enzo. È una squadra tutto sommato. Non mi pare che venisse accreditato. Non per la vittoria del campionato, ma per i playoff. Ma c'è quando tu finisci, concludi un campionato. Ti metti a tavolino, l'Avellino l'ha fatto, sì, i ruoli che erano carenti l'anno scorso li ha coperti tutti. Secondo te, hanno fatto una valutazione intelligente. Cioè abbiamo Ardemagni e Castaldo che in B sono dei signori attaccanti. Intorno a questo adesso dobbiamo ruotare tutto. Un po' come entravamo Coda e Donnarumma. Certamente loro hanno preso un Morosini che il Brescia ha concesso con Genoa. Dal punto di vista dell'attacco, il capolavoro Novellino secondo me lo sta facendo con la gestione di Castaldo, cioè un elemento mai facile da tenere fuori dall'inizio, che è entrato in un certo ordine di idee. Credo che sia il quarto gol che fa da subentrato, quindi sta vivendo un autunno dorato. E insomma, non è che altrimenti dici questa cosa, guardare l'erba del vicino, che pure questo è un altro tormentone che usano gli amici miei. Poi parleremo pure di. Dopo che arriva. Ma guarda che sei tu. Le cose semplici, cioè voglio dire, allenatore che ha finito bene il campionato scorso è una costruzione. Vista la qualità del torneo di Serie B, dove adesso il livellamento è verso l'alto e verso il basso, per me è più verso l'alto, ma c'è più verso l'alto, e vanno bene tutte e due le ipotesi. Chiunque può vincere contro chiunque in Serie B, quindi io penso che un calciatore come Morosini può farti la differenza. Per differenza può spostare l'equilibrio. Non è che ti sposta l'equilibrio che tu sei della decisione a essere promosso, però ti sposta l'equilibrio che se devi fare 8 punti ne fai 10, se devi fare 30 ne fai 35, capito? Sì, ma infatti questo qua, Morosini c'è stata l'attenzione di tutto il mercato dell'Avellino. Nel momento in cui c'è riuscito, dirò di più, Morosini si è infortunato, adesso bisognerà vedere l'entità dell'infortunio. Laddove Morosini dovesse saltare per parecchio tempo, almeno due ce l'ho. Potrebbe essere un problema, perché non credo che loro abbiano puntato su Castaldo Ardemagni, loro hanno puntato su Ardemagni facendo un gran lavoro su Castaldo, sapendo che doveva poter subentrare lì, bravo Novellino. Però io vedo l'Avellino una squadra quadrata da playoff. Che tecnicamente sono giocatori seriati. Noi abbiamo una capacità di questa squadra che ci troviamo con un numero di esterni impressionante, però un problema è che un uomo lì in mezzo
della Salernitana che deve filtrare e portare avanti. Vabbè, cioè, un 3-2 che parlavi tu, messo un uomo di carisma lì in mezzo, sa dire, ha sprocato, stai calma, a quello spostati di là, a quell'altro vai più avanti, che sono cose che in mezzo a casa, cioè, si vivono. Non ce l'abbiamo. Te voglio bene, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Scusa, non è vero, non ce l'abbiamo. La Salernitana ha preso Signorelli. Non ce l'abbiamo in questo momento. Esatto, la Salernitana ha preso Signorelli. Che è un signor giocatore. È un signor giocatore. Affidandogli le chiavi. Se sta bene, è un signor giocatore. Affidandogli le chiavi del centrocampo, giocatore. Ma chi l'ha visto? La Pessai, questo è un altro discorso. Anche lì c'è un problema. Io non voglio dire di no, ma chi l'ha visto a oggi? Perché l'uomo di carisma l'ha messo lì in mezzo, al di là degli infortuni di tutti. Ce l'hai. Ma noi abbiamo tanti esterni che è una cosa. Signorelli è stato preso dallo Spezia e gli è stata data grandissima fiducia, nonostante le poche partite disputate nelle ultime due stagioni per problemi fisici. Gli è stata data veramente grande fiducia. Gli è stato, insomma, proposto, lui chiaramente ha accettato un contratto triennale. Quindi, questo per dire come la Salernitana un'apertura di credito creda in Signorelli, insomma, ha fatto l'investimento. Poi ci vuole fortuna, non so. Esatto. Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo. Vabbè, ma sul discorso della tipologia dei contratti è una politica, non è solo a Signorelli, Marcello. Ah, cioè, Rosina ha fatto un quadriennale, esatto, con opzione per il quinto anno. Rizzo ha fatto un triennale e non l'abbiamo nemmeno visto in allenamento. È una filosofia, una politica che può pagare o non pagare, possiamo discutere, ma no, io non credo che sia sul discorso del triennale. No, sia scusa, sul discorso... la Salernitana ha fatto una scelta su Signorelli. Ha scelto Signorelli come premier, nonostante in due campionati quante partite ha giocato? 15. Poche. 15 partite. E nonostante questo gli ha fatto un contratto triennale. Questo cosa significa? Che chi ha deciso di preparare la squadra ha affidato a Signorelli. Punta grande responsabilità e ha puntato forte. Questo di, no, ma dico, non è solo Signorelli. Stiamo parlando del centrocampista centrale. Stiamo parlando di questo. Scusami. Della filosofia. Ma è una filosofia, è un fatto. Andiamo in pubblicità. Siamo proprio alle battute conclusive. Allora, 0-0 ancora al Frosinone. Questo a testimonianza dell'equilibrio, non vogliamo dire verso l'altro, dell'equilibrio di questo campionato di Serie B. Prossimo turno, rapidamente, prima dei saluti finali, se la regia ce lo propone, così lo diamo nei dettagli, visto che abbiamo fin qui, insomma, ragionato abbastanza sui concetti. Salernitana Ascoli, Cesena Spezia, Cesena che... Castori. Ha salutato il ritorno di Castori, che in Romagna ha fatto, insomma, cose molto importanti, è sempre ricordato con affetto. Pescara Cittadella, Bari Avellino, Bari che va a doppia velocità tra le mura amiche, spietato, fuori casa invece molto ansimante. Sarà comunque un esame vero per l'Avellino di Avellino. 1900 biglietti per i tifosi dell'Avellino a Bari, avete capito benissimo una cosa. Tacconi in settimana ha dichiarato che lui piace venire a Salerno, no? E quindi, considerato che non ci stanno anche le strutture della tessera, io auspico ancora una volta, spero di essere ascoltato, che ad Avellino possa andare più tifosi granata possibile. Allora, Bari Avellino, è un problema di capienza, non della capienza, della sicurezza della struttura, dell'aumento della capienza riguardo il settore ospite. All'Avellino ti posso garantire, e mi puzza, farebbe carte false per avere una disponibilità maggiore del settore. Cerchiamo ospite. Di trovare una soluzione con queste, diciamo, strettori della tessera che vengono meno, come al solito, che non si arrivi, spero, almeno lo dico, lo posso almeno dire, spero che più gente possibile possa andare a vedere. Che poi sente in maniera particolare Giovanni per acclarare ragioni professionali. Vediamo un attimo il quadro completo. Stavamo dicendo appunto di Bari di Bari Avellino, Cremonese Ternana, Empoli Foggia, Entella Brescia, Palermo Parma, Perugia Provercelli, Venezia Carpi, Novara Frosinone. Questo è il quadro completo del prossimo turno. Discuteremo ovviamente lunedì sera, lunedì prossimo, sempre nel corso di Zona Mista. Grazie ad Enzo Faccenda. Grazie. Come vanno le cose al Comitato Provinciale? Molto bene, molto bene. Stiamo per riprendere il via ai campionati di terza categoria. Ci abbiamo da lavorare ancora un pochino per quanto riguarda il settore giovanile, da inquadrare molte cose. Certamente bisogna
mettere nello spirito delle persone che curare dei bambini è un'arma molto difficilissima. Importante. E nello stesso tempo avere dei preparatori. Però, insomma, puoi ritenerti soddisfatto diciamo per quello che è stato fatto dal nuovo corso. Vicino a loro e ci auguriamo che anche loro capiscano come società che stare vicino significa un grosso aiuto per loro. Dal nuovo corso dirigenziale del Comitato Provinciale della FIGC, diretto appunto da Enzo Faccenda. Grazie a Giovanni Perna. Buonasera a voi. Che aveva però, mi pare... Sì, anche se Eugenio arriva sempre bene. Io volevo fare gli auguri a un componente della famiglia Granata che oggi festeggia una ricorrenza importante. Sì. E quindi ci tengo perché al di là della cosa... tanti auguri a Stephen King che oggi compie 20 anni e... che è stato dimenticato dal sito ufficiale della Salernitana, forse avevano altri festeggiamenti da fare in giornata. Non è passata una Ma è singolare perché spesso sono stati chiamati in causa per i compleanni anche giocatori che non hanno forse proprio oggi non avevano a che fare, non aprire altre quantie. Non sfugge niente a Giovanni Perna. Grazie ad Eugenio Marotta. Posso dire una cosa a Giovanni? Sì. Al professionista un problema alla caviglia per Tuia di un mese e mezzo, una distorsione può esserci un mese e mezzo di prognosi senza interessamenti e legamenti? Senza interessamenti e legamenti non ci può essere distorsione, quindi dobbiamo parlare di un grado di interessamento dei legamenti. Perché non è nei rari comunicati, nei rarissimi bollettini medici che vengono pubblicati sul sito ufficiale, si parla di una distorsione e di una prognosi di un mese e mezzo. Se è un secondo o terzo grado ci può stare. Grazie ad Eugenio, grazie Massimo, li ritroveremo lunedì prossimo, per quanto mi riguarda è tutto, grazie a voi per averci seguiti, ci rivedremo, ci ritroveremo lunedì sera sempre alle 20.45. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.